Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Cristina Ciacci, figlia di Little Tony, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, per ricordare il padre tra aneddoti, commozione e lacrime. Cristina Ciacci ha ricordato il suo papà, un'icona della musica italiana, a 10 anni dalla sua scomparsa. Un ricordo dolce e amaro. Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto e per me questi 10 anni senza di lui sono stati lunghi, ha commentato. Da una parte non mi sembra che siano passati 10 anni perché lo vivo nella mia quotidianità attraverso le foto, le sue canzoni, da una parte lo sento molto vicino, però dall'altra mi manca tanto, soprattutto con l'avvicinarsi del mio matrimonio. Il suo più grande rimpianto è una promessa che il padre non ha potuto mantenere. Sono cresciuta con papà che mi ha sempre detto che mi avrebbe cantato l'Ave Maria di Schubert al mio matrimonio, ha raccontato, ma non ci sarà. Non mi porterà lui all'altare. Mi ci porterà mio figlio grande e mi mancherà tantissimo. Ma ci sarà un coro che canterà l'Ave Maria che voleva cantarmi lui e quel momento per me sarà emozionantissimo. Tra padre e figlia c'è sempre stato un rapporto di grande affetto, ma anche di contrasti e incomprensioni. Cristina Ciacci ha ricordato gli anni in cui il papà non capiva la sua malattia. Non mi voleva sul palco con lui per la mia anoressia. Eravamo sempre in conflitto. Mi diceva che ero troppo magra. Ho sofferto di mancanze affettive fin da piccola e per questo, poi, cercavo negli uomini quello che non avevo in casa, presenza. Volevo che le mie ossa descrivessero il mio malessere. Per questo non mangiavo. La figlia del cantante ha sofferto per molti anni di disturbi alimentari che l'hanno costretta a lasciare il mondo della musica di cui ha sempre voluto far parte seguendo le orme del padre. Oggi Cristina Ciacci ha 50 anni ed è l'unica figlia del compianto Little Tony. La madre Giuliana Brugnoli era un hostess di volo. La donna è morta nel 1993 a causa di un tumore alle ossa quando Cristina Ciacci era poco più che adolescente. Aveva solo 19 anni. Cristina Ciacci si è sposata 3 volte e ha 5 figli. Mirko, Melissa, Martina, Melania e Mattia, ed è pronta a convolare a nozze per la 4ª volta consecutiva con il 45enne Massimiliano Salvi, padre degli ultimi 2 figli. Dopo la morte di Little Tony, avvenuta nel 2013, ha fondato la band Little Tony Family, con cui suona in tutta Italia. Qualche mese fa, Cristina Ciacci è finita su tutti i giornali per aver bacchettato Gino Paoli dopo l'aneddoto raccontato su suo padre Little Tony a Sanremo 2023, in cui citava un presunto tradimento di sua moglie. Era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony. Queste le parole di Gino Paoli che hanno fatto infuriare Cristina. La figlia del cantante a Storie Italiane ha dichiarato: credo sia stato chiaro cosa ha detto. È stato brutto, di cattivo gusto, fuori luogo, inappropriato, indelicato. Ci sono rimasta molto male. Non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all'inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna. Ma il riferimento era chiaro. Parlava di una persona che non c'è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche 1000 altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale.
per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I.